Studi recenti indicano che l'agricoltura è iniziata in modo indipendente in un'area del mondo molto più grande di quanto pensato in precedenza. Sia nel vecchio che nel nuovo mondo sono stati scoperti centri indipendenti di origine. Il primo sviluppo è datato circa 11.500 anni fa nel moderno Iran, dove orzo selvatico, grano e lenticchie sono stati coltivati e dove le forme domestiche di grano sono apparsi. L'agricoltura sarebbe quindi evoluta circa 10.000 anni fa attraverso la domesticazione. Chiaro dunque che le prime comunità umane si occupavano di agricoltura ed è grazie ad esse che si svilupparono e progredirono. L'economia dell'Egitto era basata sull'agricoltura. L'uomo, abbandonata la vita nomade per insediarsi stabilmente, cominciò ad addomesticare gli animali. L'allevamento garantiva una maggiore disponibilità di carne e latte, oltre che materie prime come lana e pelli, e fino alla scoperta dei motori a scoppio. Fu la più importante forza di lavoro come aiuto nell'aratura e nella fertilizzazione del terreno. Il rapporto tra proprietà della terra e ruolo sociale divenne ben presto fondamentale. Nel mondo classico e latino, il sistema agrario si basava sulla rotazione biennale, dove in autunno circa metà della terra veniva seminata con cereali e l'altra metà veniva lasciata a riposo, maggese. Il secondo anno si invertivano le due porzioni. L'agricoltura e l'allevamento erano direttamente legate agli equinozi, al trascorrere ciclico degli astri, alle fasi della luna, con la conoscenza astrologica e non astronomica. Vi invito a leggere Il lavoro, quando le stelle, da esseri del creato, divennero pietre. L'uomo riusciva a prevedere e controllare le leggi fisiche del pianeta, piogge, venti e gelate. Egli era il custode di conoscenza tramandata, ma anche direttamente collegato al mondo in cui viveva. Bastava che sollevasse il capo al cielo ed era capace di fare previsioni meteorologicamente precise, di scandire il trascorrere del tempo, ma anche conoscere le energie legate ai singoli astri, che avrebbe potuto sfruttare a proprio favore quando positive, o che avrebbe potuto evitare quando negative. L'agricoltura, basata sulla rotazione triennale e sul maggese, rimase predominante fino all'VIII secolo. Il progressivo sviluppo dei commerci, tuttavia, stimolò gradualmente l'adozione di nuove tecniche produttive. Il notevole sviluppo del commercio marittimo fece aumentare notevolmente la domanda di prodotti quali lino per le tele, i coloranti per il panno, l'orzo, il luppolo per la birra, la canapa per le funi, il tabacco, eccetera. La densità della popolazione, inoltre, favoriva lo sviluppo della orticoltura e della frutticoltura. Si adottarono quindi nuove tecniche basate sulla rotazione pluriennale e sulla sostituzione del maggese con pascoli per il bestiame, anche per ottenere concime naturale. Il metodo era basato sulla rotazione delle colture, lino, rapa, avena, trifoglio. I nuovi metodi dettero origine al cosiddetto sistema di Norflok, generalmente considerato il prototipo di una nuova agricoltura che, grazie alla rotazione e altri aspetti, recinzioni, grandi aziende, lunghe affittanze, aratro in metallo, tirato da cavalli, eccetera, consentì all'Inghilterra di esportare grandi quantità di grano e farine nel periodo 1700-1770. Altri paesi seguirono nell'esempio,
dell'Inghilterra, ad esempio in Francia, in cui le tecniche agricole medievali dominarono fino al 1750. La scuola fisiocratica di François Quesnay propose espressamente fin dal 1756 l'adozione del modello inglese.